1939, quando Costantino Nivola arriva a New York. Partito dalla Sardegna nel 1931, si diploma e matura esperienze all'Istituto Superiore Industrie Artistiche di Monza, sotto la guida di docenti come l'architetto Giuseppe Pagano, il grafico Marcello Nizzoli e lo scultore Marino Marini. Partecipa alla Sesta Triennale di Milano del 1936 e al Padiglione Italia all'Esposizione di Parigi del 1937. Nella Dinamica Milano trova lavoro come grafico pubblicitario alla Olivetti e nel 1938 ne diviene art director. A seguito delle leggi razziali, con la moglie ebrea Ruth Guggenheim, si rifugia a Parigi, tappa intermedia per New York, dove giunge, come scriverà in seguito, con il suo bagaglio di gioventù, talento e accento straniero. Nella metropoli americana cerca impiego come grafico, ma il suo segno moderno si scontra col conservatorismo della cultura visiva statunitense di quegli anni. Lo shock metropolitano viene descritto nel 1940 in una lettera all'amico Salvatore Fancello. Spettacolo fantastico è la sintesi a cui affida la stupefatta eccitazione suscitata dai grattacieli visti di notte. Dopo la naturale gavetta newyorkese, Nivola approda ad autorevoli riviste. Nel 1941 diviene art director di Interiors e Pencil Points. Innova grafica e contenuti delle testate e il suo stile contribuisce a vivacizzare il dibattito culturale a New York. Le origini di Nivola e le dinamiche metropolitane si contaminano e la sua avventura intellettuale sviluppa ulteriori stimoli verso l'architettura e gli spazi urbani. L'incontro nel 1946 con il celebre architetto modernista Le Corbusier aiuta Nivola a superare il primo periodo di crisi esistenziale in suolo americano. Dalla lezione di Le Corbusier, Nivola maturerà un personale linguaggio che renderà riconoscibile la sua opera in tutte le declinazioni. È del 1947 il trasferimento a Springs, in East Hampton, nell'isola di Long Island, località in cui risiedono amici artisti quali Jackson Pollock, Willem D. Koning e in seguito Saul Steinberg. Nella nuova casa, insieme a Bernard Rudofsky, crea il giardino che è anche opera d'arte ambientale, pubblicato nel 1952 su Architectural Review e Domus. Proprio in quegli ampi spazi esterni, a ridosso della spiaggia, Nivola inventa ed elabora un nuovo procedimento. Ottiene rilievi imprimendo le forme in negativo e realizzando il getto, gesso o cemento, sulla matrice di sabbia umida e compatta. Nasce il sand casting. La nuova tecnica incontra l'apprezzamento dello stesso Le Corbusier. La rivista americana Look del 19 giugno 1951 lo definisce The Sandman. È la sua innovativa tecnica che plasma sculture in riva al mare utilizzando il gesso e una vivace immaginazione, dedica un ampio servizio con foto dettagliate su come realizzarlo, un vero tutorial. Cerca un luogo pulito, inumidisci la sabbia e assicurati che la marea non arrivi. Con le mani dai dei colpetti sulla sabbia per renderla compatta. Raduna gli attrezzi: secchio, coltello, cazzuola e cucchiai. Con il coltello disegna il contorno della scultura nella sabbia lisciata. Scava la sabbia con un cucchiaio per fare lo stampo. Non scavare troppo in profondità. Riempi lo stampo con il gesso
e, nell'attesa che si indurisca, puoi fare una nuotata veloce. Dopo 15 minuti, tira fuori la scultura e spazzola via la sabbia che è in più. Il rivestimento di sabbia rimanente conferisce alla scultura l'aspetto simile ad una pietra. La tua soddisfazione sarà grande quando vedrai il risultato. L'articolo conclude: Nivola ora sta valutando le possibilità legate all'uso del calcestruzzo, da utilizzare in una spiaggia assolata che l'artista definisce lo studio perfetto dello scultore, salutare, buona luce, affitto basso. Grazie a questo metodo, che esalta la versatilità del manufatto quale sintesi di architettura, scultura e pittura, Nivola ottiene importanti commesse. È lo studio italiano di architettura BBPR a coinvolgere l'artista nella realizzazione di un basso rilievo di oltre 20 metri di lunghezza per 4 di altezza per una parete interna del nuovo showroom Olivetti di New York sulla Quinta Strada. Racconta Nivola: è la più grande delle mie opere in sabbia. L'ho fusa a sezioni nella mia casa di Long Island, vicino alla spiaggia. A chi gli chiede cosa rappresenta la sua opera, l'artista risponde dicendo che potrebbe essere qualsiasi cosa, ma volendo darle un titolo, lui la chiamerebbe ospitalità. Sono oltre 300 i metri quadri di facciata della Mutual of Hartford Insurance Company in Connecticut che Nivola nel 1957 ricopre con pannelli in sand casting. Nel 1960 l'architetto e designer finlandese Eeron Saarinen gli commissiona sculture e altorilievi in cemento per il College Morsen Stiles della Yale University in New Haven. Il dialogo con i progettisti è una costante nel percorso artistico di Nivola. Per una facciata dei magazzini del Bridgeport Post in Connecticut realizza nel 1966 un grande geroglifico moderno in sand casting che restituisce, ingigantita e stilizzata, l'immagine di un'ideale doppia e monumentale pagina del giornale. Due anni dopo, la facciata della Janesville Gazette reca la sua firma e a suo modo racconta ancora il quarto potere. È nel nuovo palazzo del governo federale a Kansas City che Nivola concepisce The Builders. Il suo intervento esterno in sand casting, base per l'edificio, è fatto di superfici ruvide che reagiscono alla luce. Vi celebra i costruttori. Il muratore, figura familiare dell'artista, è anche unità minima, indispensabile nell'attuazione di ogni lavoro di costruzione e che si rapporta con la dimensione ciclopica dell'architettura. Pensare in grande è sempre stata una caratteristica di Costantino Nivola, i cui lavori americani, calati nell'architettura e nell'urbanistica, richiamano una scala fuori dall'ordinario. Le sue memorie pescano negli archetipi del mito e con naturalezza generano opere di sintesi dai valori universali.